Il premier Enrico Letta fa il suo debutto TV nel salotto di Che Tempo Che Fa e mette in ordine i primi interventi del governo. Subito in settimana il decreto per sospendere la rata dell'IMU, che non è solo un progetto di Berlusconi, e rifinanziare la cassa integrazione in deroga. Poi, più avanti, il governo tenterà di scongiurare l'aumento dell'IVA, ma l'ossessione del presidente del Consiglio è abbassare le tasse per i neoassunti. Dopodiché Letta parte col discorso fatto alle Camere, per affermare che è quello che vale per gli impegni da portare a termine, mentre sugli altri argomenti, che pure gli stanno a cuore, come la cittadinanza per i figli immigrati, la maggioranza discuterà per vedere se riuscirà a trovare una sintonia. Non si sbilancia Letta, ma non ha dubbi che questa legge elettorale balorda, come la chiama lui, vada assolutamente cambiata nei tempi più brevi. Insieme anche la riduzione del numero dei parlamentari, che può essere fatta in 7-8 mesi. Ma la vera missione è riavvicinare i cittadini allo Stato e lo Stato ai cittadini.